Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi una location un po' diversa perché sono al mare, ma non potevo non fare un video su questo argomento, visto che ne avevo fatti due mesi fa quando era uscito Sky Q Platinum, di cui uno trattava solo, diciamo, quello che erano le caratteristiche che avrebbe avuto Sky Q Platinum, mentre l'altro erano delle considerazioni mie su Sky Q Platinum, cioè secondo me cosa Sky aveva fatto per me di sbagliato nell'offrire il pacchetto Sky Q Platinum, dove ovviamente ho scatenato un putiferio immane nei commenti, me ne è arrivato di tutto, di qua di là, però alla fine Sky adesso ha lanciato un nuovo prodotto che si chiama Sky Q Black. Cosa comporta Sky Q Black? Praticamente è la sostituzione del decoder del MySky, cioè quei vecchi decoder che abbiamo già da 10 anni, 8 anni, 7 anni, siano questi decoder obsoleti, che poi era la cosa principale di cui mi lamentavo io nel secondo video che avevo fatto, dove tante persone non avevano capito che cosa mi stessi lamentando, nel senso che secondo me la cosa principale nel cambiamento di Sky sarebbe dovuto essere stato il decoder, sì, ma non solo per chi faceva un abbonamento a Sky Q, ma a chiunque fosse abbonato da tanti anni a Sky, perché quei decoder che erano forniti fino ad oggi sono veramente scandalosi, nel senso che hanno avuto sulle loro spalle anni e anni di lavoro, e quindi anche nell'evoluzione di questi decoder si è fermata a 5, 6, 7, 8, 10 anni fa, cioè dal punto di vista hardware questi decoder erano vecchissimi. Ok, quindi bastava vedere quando si provavano a caricare i programmi, a far girare le pagine all'interno del menu, tutto lentissimo, laggava tantissimo, o meglio lagga tantissimo perché per adesso ho ancora quello. Quindi era questa la cosa principale che secondo me Sky doveva intervenire, cioè ok, lanciare Sky Q Platinum come servizio, come opzione e tutto, però bisognava anche intervenire sui vecchi decoder di clienti che da 10 anni comunque pagavano un abbonamento di 50-60 euro al mese per avere un decoder che veramente era obsoleto. Ovviamente adesso Sky, con questo Sky Q Black, sta intervenendo appunto in questa mancanza, però anche qua non è tutto totalmente gratis, o meglio, Sky sostituisce i nostri MySky vecchi, sì, perché per chi ha i decoder che hanno circa da 2 anni di vita, cioè gli UMAX, quelli che da 2 anni a questa parte, cioè i decoder UMAX, sono diciamo aggiornabili, nel senso che Sky aggiornerà il software gratuitamente ovviamente, quindi uno si trova diciamo il decoder tra virgolette nuovo, mentre per tutti gli altri verrà sostituito con lo Sky Q Black. Questo gratuitamente la sostituzione, però c'è da pagare un aggiornamento dell'impianto di casa, sì, perché siccome questi Sky Q Black registrano fino a 3 programmi contemporaneamente ed è possibile guardarne un quarto, non tutti gli impianti di casa sono diciamo in grado, per come sono strutturati in questo momento, di offrire questo servizio. Quindi bisognerà pagare 99 euro una tantum al tecnico che arriva e sostituirà probabilmente l'illuminatore sulla nostra parabola, per poi poter registrare 3 programmi e guardarne un quarto. Quindi diciamo che la sostituzione del decoder è gratuita, la spesa è quella dell'adeguamento dell'impianto, ma solo nel caso sia da adeguare. Ovviamente non ha tutte diciamo, le funzioni di Sky Q Platinum, nel senso che ok, guardiamo i programmi in 4K, se il programma è in 4K, quindi Formula 1, Wimbledon, alcuni film per adesso e via dicendo, ovviamente se abbiamo una TV 4K, ovviamente non abbiamo tutte le altre funzioni che ha lo Sky Q Platinum, però tipo a uno come me che interessava era avere un decoder nuovo, nel senso con un aggiornamento hardware che funzionasse veramente bene, non che ogni volta che schiacci un programma ci vuole mezz'ora prima che gira, quindi schiacci 2 volte, dopo ti va avanti di 3 programmi, cioè una cosa veramente oscena diciamo per un servizio all'avanguardia come quello di Sky. Quindi avere un decoder adesso che probabilmente schiaccia il canale e gira, e anche la quantità di hard disk, il mio hard disk del mio MySky è di 500 giga, almeno qua passiamo a 1 terabyte, non sono i 2 terabyte di Sky Q Platinum, però 1 terabyte rispetto ai miei 500 giga di adesso sono comunque un passo avanti. Comunque il menu dovrebbe essere molto molto simile a quello di Sky Q Platinum, quindi molto pratico, intuitivo, più veloce nel cercare le cose e via dicendo. Sarà fornito anche lo Sky Q Black del telecomando vocale come lo Sky Q Platinum, che non è ancora in funzione, però da ottobre entreranno in funzione appunto il telecomando vocale, cioè parlando al telecomando si potrà cambiare canale, aggirarci nel menu di Sky Q con vocalmente.
Una cosa che non ho ancora capito, se il telecomando verrà inviato anche a chi ha i decoder UMAX, cioè quelli che vi dicevo prima. Qui non verrà sostituito il decoder perché verrà solo fatto un aggiornamento software, perché comunque il decoder è già in grado di supportare il 4K e quindi anche tutto il nuovo, diciamo, il pacchetto SkyQ. Non so se verrà inviato il telecomando, perché comunque quel decoder in teoria non ha il telecomando vocale, quindi non so se verrà inviato solo il telecomando o a quelli, boh, non lo so. Quindi ragazzi, adesso non bisogna fare altro che fare la richiesta a Sky, che ovviamente ci invierà il tecnico, il decoder, quindi verrà valutato se fare l'adeguamento dell'impianto o meno. Quindi l'unica spesa adesso sarà di 99 euro, unica, perché dico, anche qua comunque Sky da qualche parte è andata comunque a prendere ancora soldi, come se non bastasse quelli che già prende. Però non lamentiamoci, perché almeno il decoder adesso lo cambiano, ed è la cosa che veramente, ripeto, ho fatto un video dove ho fatto una discussione con mille commenti in cui ne ho sentite su di ogni, perché avevo criticato SkyQ non tanto per quello che veniva dato, ma per come veniva dato, nel senso che comunque per chi voleva un decoder nuovo e tutto bisognava tirare fuori ancora tanti altri soldi che comunque già si tirano fuori per Sky. In questo caso finalmente Sky ci viene incontro, probabilmente ha capito l'esigenza della sostituzione di un decoder che veramente è passato. Ovviamente con questo SkyQ Black non possiamo avere gli SkyQ Mini, cioè quelli piccoli che si mettono in tutte le televisioni, però quello dipende sempre se uno gli interessa o meno. Se uno già gli interessava, avrà già fatto SkyQ Platinum. Uno come me, che non mi interessa avere SkyQ nelle altre televisioni, quindi non poteva fare altro che aspettare che arrivasse un decoder più mirato a questa esigenza di non avere altre mille opzioni inutili, nel mio caso, ripeto, inutili per me. Quindi finalmente è arrivato qualcosa di nuovo. Anche l'applicazione per i nostri smartphone, PC e tablet sarà SkyGo. Ovviamente non c'è SkyQ Go, cioè la versione quella per il Platinum, però vabbè, anche quella a me non interessava comunque avere. Quindi ragazzi, spero che questo video in cui vi ho spiegato un po' come sarà lo SkyQ Black, che è già ordinabile da oggi, nel senso che già oggi si può fare la richiesta. Quindi ragazzi, ripeto, la sostituzione delle decoder sarà gratuita, potreste avere bisogno di tirare fuori 99 euro per l'adeguamento dell'impianto, anche perché non so se l'adeguamento dell'impianto è obbligatorio. Secondo me sì, perché sennò Sky e quando mai ti dà qualcosa in cui puoi scegliere? Mai. Quindi sicuramente se l'adeguamento dell'impianto è da fare, obbligheranno a farlo, secondo me. Non è che uno dice vabbè, ma non mi interessa, a me va bene anche se posso registrare due programmi e guardarne uno, cioè tutte queste cose, secondo me no, non sarà così. Obbligheranno a fare l'adeguamento, quindi al massimo saranno questi 99 euro. Quindi ragazzi, se questo video informativo sull'arrivo di SkyQ Black vi è piaciuto, lasciate come al solito un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao.